bomba contro una rivendita di pneumatici di Massa di Faicchio, ingenti i danni, indagano i carabinieri, forse atto intimidatorio. Orrore nell'Alto Casertano, finisce in carcere un padre accusato di abusi sulla figlia, a denunciare l'uomo o la moglie, la ragazza racconta la sua storia. A San Salvatore Telesino il convegno nazionale Stati Generali del Matese, un confronto a più voci per scoprire le opportunità per le comunità locali. Presentato al Museo Arcos di Benevento il catalogo della personale di pittura di Mario Lanzione, Materiche Geometrie. Torta salata con ricotta e speck, la ricetta della settimana. Nuova edizione del Media News, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito dai nostri titoli. Distrutta la sede di una rivendita di pneumatici di Faicchio nel Sannio, indagano gli uomini dell'arma che stanno visionando le immagini di videosorveglianza, atto intimidatorio, la pista più accreditata. Il servizio. Un boato che in tanti hanno avvertito, un'esplosione nella notte tra venerdì e sabato ha fatto tremare località Massa di Faicchio e ha provocato gravi danni. Bomba nella notte contro un'azienda specializzata nella rivendita di pneumatici ed officina meccanica del comune beneventano di Faicchio. Ingenti i danni provocati dall'ordigno. L'esplosione ha infatti distrutto i muri d'ingresso e le vetrate degli uffici situati a piano terra, mentre una parte del fabbricato è stata dichiarata inagibile. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita, che sono giunti immediatamente sul posto. Hanno raccolto deposizioni e stanno visionando in queste ore le immagini della videosorveglianza presente in zona. Sul luogo dell'esplosione, lungo la provinciale che collega San Salvatore Telesino a Cerreto Sannita, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, che hanno dovuto lavorare diverse ore per avere ragione delle fiamme. Non si esclude l'ipotesi che dietro questo raid ci sia un'intimidazione per mandare un messaggio chiaro, un'ipotesi avvalorata dai modesti danni prodotti dalla deflagrazione che con la luce del giorno sono ancora più impressionanti e visibili. L'episodio di questa notte fa seguito infatti a quello avvenuto qualche giorno fa a Telese Terme nei confronti di uno dei titolari dell'azienda al quale sconosciuti incendiarono una BMW. Un episodio che ha scosso la comunità e l'intera Valle Telesina, un territorio tranquillo a questo punto solo in apparenza, se consideriamo quest'ultimo caso e la continua escalation di furti e tentati furti che continuano a ripetersi. Nell'ultimo anno numerosi sono stati gli incendi dolosi in danno di impianti formalmente autorizzati e di capannoni industriali dismessi ma stipati in modo clandestino di migliaia di tonnellate di rifiuti in parte provenienti dalla Campania, e la portata del fenomeno che interessa tutte le regioni settentrionali lascia ipotizzare la presenza di un'unica regia, lo scrive il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso nell'intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Per evitare i controlli delle forze dell'ordine, la droga veniva sistemata in scatole di metallo per le caramelle, dotate di magneti che venivano sistemate sotto le vetture dei corrieri. E quanto hanno scoperto gli investigatori della Polizia di Stato di Aversa, che al termine di una perquisizione in un'abitazione in città hanno sequestrato numerose dosi di hashish, mezzo chilogrammo di cocaina trovato in un beauty case e circa 1.500 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti. Sequestrati anche bilancini di precisione ed altri attrezzi per il confezionamento. Una donna di 55 anni è stata arrestata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aspettava al molo Beverello di Napoli i clienti che provenivano dalle isole di Capri, Ischia, Procida. Così un pusher di 17 anni è stato trovato dai carabinieri della stazione di Portici con uno zaino con 100 grammi di marijuana. I militari hanno notato il minorenne di somma vesuviana al molo e poi lo hanno bloccato su via Marina perché stava tentando la fuga. È stato fermato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ed associato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.
Scuole chiuse anche oggi a Casamicciola e Lacco Ameno a causa della frana che nella notte tra giovedì e venerdì è precipitata sull'ex strada statale 270 all'altezza dell'eliporto Giovanni Paolo II. Nella giornata di venerdì sono stati rimossi oltre 170 metri cubi di terreno, fango e massi che sono stati allocati in un'area adiacente alla strada propiscente la linea di costa, un'area che anni fa venne realizzata per un distributore di carburante ma che venne sequestrata dalla magistratura. Chiedono maggiore vivibilità, servizi, sicurezza, tutela dei diritti degli abitanti. Queste le ragioni che hanno portato in piazza numerosi comitati civici di Napoli sotto la denominazione di La Marea Azzurra per Napoli. A Piazza Dante si sono dati appuntamento cittadini del centro storico, del Salotto come Chiaia, dell'area commerciale di Via Toledo, ma anche da periferie come Pianura, tutti insieme per chiedere al Comune e alla Regione Campania di pensare al bene dei napoletani. Orrore nell'Alto Casertano, finisce in carcere un padre accusato di abusi sulla figlia. A denunciare l'uomo la moglie, la ragazzina racconta tutta la sua storia. Sentiamo. Una brutta storia, uno di quei casi di cui non ci vorremmo mai occupare. Arriva dalla provincia di Caserta, dall'Alto Casertano, nel dettaglio da Alife, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri su ordine del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la grave accusa di aver abusato sessualmente tra il 2011 e il 2018 della figlia minorenne. La vicenda è venuta alla luce lo scorso anno, quando la ragazza, appena diventata maggiorenne, è stata sentita dai carabinieri e dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per confermare le presunte violenze fisiche e morali subite dalla madre ad opera del padre. In quel momento era in corso un'inchiesta a carico del 42enne per maltrattamenti in famiglia, avviata dalla denuncia della moglie. La ragazzina, oltre a confermare le violenze subite dalla madre, ha anche raccontato degli abusi di cui negli anni sarebbe rimasta vittima, accusando il papà di pedofilia. Le indagini sono proseguite speditamente con la richiesta della procura al GIP di emettere misura cautelare in carcere. I militari hanno delineato dunque il quadro probatorio, tale da ricostruire le condotte poste in essere dall'uomo in diversi momenti della vita, divenuti un inferno della figlia. Maria Di Vaio, 39 anni, di San Salvatore Telesino, è ancora ricoverata all'ospedale Rummo di Benevento. La donna, secondo il racconto dei familiari che ci hanno raggiunti telefonicamente, è rimasta ferita a seguito del sinistro stradale che si è verificato lo scorso giovedì 24 gennaio nei pressi dello svincolo della strada statale Telesina e più precisamente di un parco commerciale. Lo schianto tra tre auto, sulla cui dinamica si starebbe ancora indagando. Sul posto intervenne una pattuglia della polizia. Gli agenti della divisione di polizia amministrativa della questura di Avellino hanno dato esecuzione all'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino di nazionalità ucraina di 50 anni a seguito di condanna irrevocabile emessa a suo carico dal giudice di pace di Avellino perché inottemperante all'ordine di lasciare lo Stato italiano già intimato dal questore della città capoluogo. A San Salvatore Telesino, il convegno nazionale Stati Generali del Matese, un confronto a più voci per scoprire le opportunità per le comunità locali. Alcune interviste. Questo è il secondo incontro che organizziamo nel Sannio come legamento nazionale per gli Stati Generali del Matese. Qui a San Salvatore perché la novità è che anche il territorio di San Salvatore è stato ritenuto valevole di entrare nel Parco Nazionale del Matese. Cioè gli studi del Ministero dell'Ambiente presentati a inizio gennaio nella sede del Parco regionale a San Potito hanno indicato anche la presenza di San Salvatore Telesino con Monte Acero, La Rocca e Monte Pugliano. Quindi, siccome adesso la parola passa alle amministrazioni comunali, noi stiamo facendo questa operazione semplice di accompagnare le amministrazioni comunali affinché facciano le delibere di consiglio comunale per entrare a pieno titolo nel parco. Di cominciare
a capire un poco, diciamo, le opportunità che si potrebbero avere nel nostro territorio entrando in un parco nazionale, in un'area protetta. Per quanto mi riguarda io, diciamo, sono favorevole, anche perché parliamo tanto dei nostri territori, delle bellezze dei nostri territori, però fino ad oggi non abbiamo fatto nulla per preservare i nostri territori. E non bisogna vedere l'istituzione di un parco solamente da un punto di vista, diciamo, di vincoli e di limitazioni, ma bisogna guardarlo da un punto di vista di opportunità. E i temi che tratteremo questa sera sono appunto sullo sviluppo innanzitutto turistico e anche nel campo dell'agricoltura, che poi, diciamo, sono i due volani dell'economia dei nostri territori. Presentato presso il Museo Arcos di Benevento il catalogo della personale di pittura di Mario Lanzione, Materiche e Geometrie, svoltasi da giugno a settembre 2018. Il catalogo viene presentato in finissage secondo la volontà del direttore del museo e curatore della mostra, Ferdinando Creta, sia per contestualizzare il catalogo stesso con l'evento espositivo, sia per documentarne l'accoglienza da parte del pubblico e della critica. La personale ha visto in esposizione le opere che colgono in pieno il rapporto e l'incontro che l'artista Mario Lanzione da sempre persegue tra lo spirito informale e l'ordine geometrico. L'attestazione di un'attività che Ferdinando Creta svolge ormai da parecchi anni, anzi da moltissimi anni ad Arcos Benevento. Innanzitutto questa sua perentoria presa di posizione rispetto all'arte contemporanea, o comunque alle esperienze di arte contemporanea in Campania. Basti pensare alle mostre significative, quelle di Mario Persico, quelle di Esposito, quelle di De Stefano, insomma di maestri consolidati degli anni 40 e 50 fino ai 60, ma anche con una grande attenzione a quello che è stato il panorama successivo. Si pensi alla bella e unica mostra di Cascina fatta ad hoc, diciamo, potremmo dire site specific per i locali del museo, a questa mostra attuale di Mario Lanzione, che è, voglio dire, la testimonianza di quanto Ferdinando Creta ha fatto nel tempo, voglio dire, non rimettere a posto le carte, ma dare visibilità a una storia che effettivamente si è svolta. Rispetto, voglio dire, a tanti altri musei, certo l'identità molte volte non paga dal punto di vista del grande pubblico, però oggi è importante riuscire a trovare una cifra di identità nella propria esperienza, laddove invece il più delle volte c'è una sorta di rincorsa all'internazionalismo che paga soprattutto una velleità provinciale. Sicuramente lavorare su Materiche e Geometrie è stato un lavoro importante, cercare di ricucire un percorso lungo, un percorso complesso, un continuo scontro tra due delle più grandi espressioni dell'astratto italiano e in particolare campano. Lavorare su questo catalogo era necessario per creare una testimonianza reale di un lavoro importante, di una traccia che ha segnato anche il percorso di Benevento dell'arte contemporanea. La mostra qui, che si è inaugurata a giugno, che è durata fino a settembre, come molti ormai hanno appreso, è stata una mostra che ha visto molti visitatori e quindi questo mi ha fatto molto piacere e sono gratificato. È una mostra che comunque documenta una storia mia che parte dal 75 fino ad oggi e quindi, diciamo, che documenta i passaggi più importanti della mia carriera artistica. Il catalogo oggi è quello che testimonia tutto ciò che abbiamo fatto durante questo periodo, questi 3 mesi, quindi ci sono le immagini delle opere, ma anche delle persone, di alcuni che sono venuti all'inaugurazione, quindi anche un passaggio, diciamo, per quello che è l'importanza di questo museo e di questa struttura che accoglie artisti, come dicevo anche precedentemente, ha accolto artisti di grande spessore artistico. Dico solo alcune cose riguardo all'attività programmatoria di Arcos. Nel 2019 faremo altre importanti mostre. La prossima sarà una collettiva, poi ci saranno altre personali, per cui ci sarà un calendario molto ricco che non voglio ancora presentare, perché alcuni elementi stanno ancora in via di definizione in termini strettamente scientifici. E io lo ringrazio per questo. E siccome Fernando dice di spiegare.
Teatro in maschera, l'evento domenica 27 gennaio nel sito dell'area archeologica del Teatro Romano di Benevento. Bambini in maschera, accompagnati dai genitori, visiteranno il Teatro Romano, dove incontreranno attori in costume e ascolteranno racconti sul teatro e le maschere teatrali nell'antichità. In via del tutto eccezionale sarà presente la regina Elsa della fiaba di Frozen. A sorpresa la regina designerà la maschera più originale del carnevale. Presso la sede di Castelvenere dell'IIS di Faicchio, due corsi altamente professionali, percorsi formativi nel campo dell'enogastronomia, accoglienza, servizi sala e vendita da spendere nel mondo del lavoro. Sentiamo. Vuoi specializzarti e aumentare le tue opportunità di inserimento occupazionale? L'Istituto per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Giovanni Salvatore di Castelvenere ha attivato per l'anno scolastico 2019-2020 due corsi molto interessanti e spendibili nel mondo del lavoro. Il primo per la formazione della figura professionale di operatore della ristorazione, preparazione pasti, cuoco, pizzaiolo. Il corso di durata triennale e quadriennale è finalizzato al rilascio della qualifica diploma che consente l'assolvimento sia dell'obbligo scolastico che del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale. Destinatari del percorso formativo sono i giovani di età inferiore ai 19 anni in possesso del diploma di licenza media. Iscrizioni entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Il secondo corso è serale per il conseguimento del diploma di tecnico di servizi dell'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera per i settori enogastronomia, servizi sala e vendita, accoglienza turistica. Il corso è rivolto a giovani e adulti lavoratori, ex studenti, stranieri e diplomati in altri indirizzi. Iscrizioni anche in questo caso entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Siamo alla pagina sportiva, calcio Serie B. Luca Caldirola è ufficialmente un nuovo calciatore del Benevento. Il difensore ha raggiunto la sede di via Santa Colomba per poi spostarsi al Vigorito per conoscere la struttura e sottoporsi alle visite mediche. L'accordo prevede un contratto fino a giugno con opzione per un biennale. Serie D, Avellino verso la sfida contro il Cassino. Mister Bucaro ci presenta la prossima gara e rassicura la squadra. Sta bene, sentiamolo. La squadra sta bene, è un riscatto tra virgolette, perché secondo me noi abbiamo fatto la migliore partita, almeno da quando sto io, ad Ananni. Purtroppo, come ho detto già dopo la partita, c'è stato questo imprevisto, però la squadra sta bene, è normale che sappiamo tutti che si è allungata la classifica, dobbiamo rincorrere, abbiamo poche alternative, l'unica è quella di vincere più partite possibili, iniziando da domani. Però se mi chiedete la squadra sta bene e ha voglia di, tra virgolette, di riscattarsi già da domani. Il fatto che noi comunque, tra virgolette, siamo condannati a vincere, quindi già la partita di domani, che loro sicuramente avranno preparato perché hanno fatto anche la giornata senza abbonamenti, quindi stanno cercando, come fanno un po' tutte contro di noi, noi dobbiamo lottare su due situazioni, contro gli avversari più contro gli ambienti, anche se devo dire che comunque giochiamo quasi sempre in casa pure in trasferta. Il fatto del centrocampo a tre, sì, in questo momento è quello che dà più garanzia alla squadra. Io ho detto tante altre volte, noi stiamo ora provando a fare anche qualche altra cosa. Penso che abbiamo già assimilato una buona identità di squadra con questa, col centrocampo a tre, che poi possiamo anche cambiare davanti con qualche situazione diversa. Però in questo momento è quella che ha più nelle corde la squadra, quindi proseguiamo su questo andamento. E come ogni sabato, appuntamento con il gusto, torta salata con ricotta e speck, la ricetta della settimana. Seguiamola.
tutto per questa edizione, vi lascio ora in compagnia delle previsioni del tempo e con il resto della nostra programmazione. Grazie dell'attenzione e a voi tutti una buona domenica. Arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per domenica 27 gennaio. Una perturbazione atlantica interesserà maggiormente le regioni centro-settentrionali attivando venti dai quadranti meridionali. Ecco il dettaglio realizzato come di consueto da ilmeteo.it. Al nord generali condizioni di stabilità ma con cielo spesso coperto. Le precipitazioni risulteranno scarse e più concentrate sui settori montuosi con nevicate. Al centro la nuvolosità sarà maggiormente presente su Umbria, Toscana e Lazio con qualche precipitazione. Più moderata o localmente temporalesca in Toscana, tempo soleggiato altrove. Raggiungiamo il sud, dove il bel tempo interesserà tutte le regioni con cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo per una maggiore copertura in Campania. La neve cadrà debole sulle Alpi sopra i 500-800 metri. I venti soffieranno forti di liveccio sui mari occidentali, deboli o variabili altrove. Diamo ora uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di meno 5 e non supereranno i 10 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno invece attendiamo tra i 2 e gli 11 gradi al nord, 12 al centro e fino a 15 gradi al sud.